ecco la terra dei Norreni. Sento che si uniranno a noi contro le orde azteche. Ma dobbiamo costruire una città qui. La tribù deve crescere. Prima diamo un'occhiata ai Norreni. Ehi, hanno un capo. Concentra i tuoi poteri divini e forse potrai conoscere i suoi pensieri. Che? Greci nelle mie terre? Ma li ho visti morire tutti per mano degli aztechi. Capo, se costruiremo una città abbastanza maestosa, i Norreni si uniranno a noi. Oppure, creando una grande armata, potremmo dargli la caccia e ucciderli. Allora, capo, dobbiamo iniziare a costruire. Dovremmo costruire delle case. Discepolo procreatore. Discepolo procreatore. Discepolo procreatore. Discepolo minatore. Lasciate che costruiscano! Ci saranno più cose da distruggere! Non posso più tollerare questi greci. Devo agire. Discepolo contadino. Guarda, la gente ricorda tutto sugli altari. Gli altari ti permettono di focalizzare i tuoi miracoli divini. Costruiamone subito uno.
Bel lavoro, capo! Hai costruito un altare! Ah, sì, mura! Sono essenziali per difendere la città. Dobbiamo costruire delle mura per evitare un'invasione dei norreni. Clicca su una torretta con il pulsante azione, trascina e poi clicca per collocarla. Se ti serve un promemoria degli obiettivi, raggiungi la sezione del menu dedicata. Qua non posso più tollerare questi greci. Devo agire. Sono dei buoni costruttori. La nostra gente deve essere fedele e forte. Ha! Si rifugiano dietro le mura. Questi greci non combatteranno come i norreni. Ha! Possono costruire quello che gli pare. Lo ridurremo in polvere. Discepolo adoratore. Bel lavoro, o straordinario. Hai costruito delle mura e siamo protetti dai norreni. Questi greci stanno costruendo mura. E fanno bene. Inviate una truppa alle loro mura. Come possono gli Aztechi governare questo mondo senza un dio con i greci ancora in vita? Questo è territorio norreno! Non sono ammessi intrusi! Una grande città non è un problema per gli eserciti norreni! Condividiamo con i nostri capi aztechi l'odio per i greci. Chi pensano di essere questi greci? Hai già creato un adoratore. Sei in gamba!
I miracoli sono una forza molto potente, capace di azioni benefiche o brutalmente e spietatamente malefiche. L'altare comprende già un miracolo d'acqua. Provalo su quel campo laggiù. Prendi il miracolo e lascialo sul campo per innaffiarlo. Innaffiare? Bah, speravo in qualcosa di più bruciante. Beh, padrone, prova lo stesso. Hai lanciato un miracolo d'acqua. Bel lavoro, immenso. Acqua, acqua dappertutto. Che meraviglia. Meraviglioso. Ehi, padrone, il nostro amico sembra bagnato. Per crescere velocemente, la tua città ha bisogno di molto cibo. La nostra creatura ti può aiutare raccogliendo nei campi. Devi solo assegnarle il ruolo di raccoglitrice presso un campo. Per assegnare un ruolo alla creatura, apri la sua interfaccia del ruolo. Seleziona il pulsante verde di raccoglitrice. Ti permette di modificare il ruolo della creatura e di prendere il guinzaglio. Devo scoprire cosa stanno facendo. Ottimo! Ora clicca due volte con il pulsante azione dove vuoi che la creatura esegua questo ruolo. Preparate delle forze per distruggere queste truppe greche! Vedi il raggio che circonda la bandiera? La creatura raccoglierà risorse all'interno perché ricopre sempre i suoi ruoli in quel raggio. Poi metterà il grano nel tuo magazzino. Al momento la creatura non è una buona raccoglitrice. Non sta raccogliendo molto grano. Infatti è una raccoglitrice di livello 1. Puoi migliorare la sua efficacia nei ruoli spendendo tributi. Così diventerà molto più efficiente. Bello, eh? La tua creatura può anche essere guerriera, costruttrice o intrattenitrice per divertire la gente. Le creature costruttrici supportano qualsiasi costruzione in città. Essendo anche guerriere, possono essere usate come unità militari. La nostra creatura è ancora piccola e non è un'abile guerriera. Usa i tributi per aggiornare il suo ruolo di guerriera, così diventerà molto più letale. Sì. Oppure puoi semplicemente lasciarla in modalità libero arbitrio. Farà tutto ciò che vorrà e che l'avrai insegnato. L'ultima cosa che devi sapere è che i ruoli influenzano il libero arbitrio della creatura. Sì, più a lungo ricoprirà un dato ruolo, meno libero arbitrio avrà. Se resterà confinata in un ruolo troppo a lungo, diventerà più una macchina che un animale. Ma non sarà un problema se i ruoli dureranno poco. Per scoprire quanto libero arbitrio le resta, controlla questa barra nell'interfaccia della creatura. Per svincolare la creatura da un ruolo, clicca sul pulsante libero arbitrio. Padrone, perché non fai qualche esperimento con i ruoli? Prova a ottenere una città più grande. E ricorda, se ti attaccano, falla diventare guerriera. I patetici sopravvissuti all'attacco azteco non dureranno molto qui. Guarda, quelle persone stanno emigrando con tutti i loro beni. Vogliono vivere nella nostra città. Evviva! Trasformate quell'insediamento in un avamposto militare. Formate eserciti per difendere le genti. Ehi, sta diventando irrequieta. Sta per succedere qualcosa. Pertanto abbiamo bisogno di potenti difese. E dobbiamo anche iniziare a costruire armate. È un vero affronto! Prendete l'insediamento più vicino! Dobbiamo arrestare questa invasione greca! Un'emigrazione attende il tuo consenso ai nostri confini.
Giustizierò questi intrusi fino all'ultimo. Discepolo costruttore. Discepolo contadino. Questi greci costruiscono città impressionanti. Tentano le nostre genti. Devono essere fermati. Preparate delle forze per distruggere queste truppe greche. Abbiamo occupato una città. No! Perché degli onesti norreni dovrebbero abbandonare gli insediamenti per colpa di questi greci? Il villaggio sta per essere distrutto! Preparate delle forze per distruggere queste truppe greche! No! Portatemi notizie sulla vittoria dei norreni, non questo! Schernisco la loro città! La raderei al suolo piuttosto che viverci! Un'emigrazione attende il tuo consenso ai nostri confini. I ranghi dei greci crescono. Procreano come conigli. Preparate delle forze per distruggere queste truppe greche. Un gruppo di emigranti attende ai confini del cerchio di influenza. Possiamo accoglierli o scacciarli? No! Perché degli onesti norreni dovrebbero abbandonare gli insediamenti per colpa di questi greci? Discepolo procreatore. Discepolo adoratore. Discepolo adoratore.
Non capisco perché i greci costruiscano sulle nostre terre. Non ho mai visto tanta nobiltà in una tribù. I greci ci hanno mostrato un percorso alternativo alla guerra. Mi sento ispirato dalla loro giustizia e civiltà. Devo considerare questi greci dei potenziali alleati. Hanno una cultura nettamente superiore a quella azteca. E forse la profezia dice il vero. Il ritorno di un dio salverà una tribù debole. Sarà interessante vedere come affronteranno i potenti giapponesi e i brutali aztechi. Mi domando se i greci seguiranno la profezia e si recheranno a Onshai, dove alcuni dei loro fratelli sopravvivono. Urrà! Abbiamo trionfato con la nostra maestosità.